Bella ragazzi, qui da GunMind e quest'oggi nuovo tutorial su After Effects. Sigla! Quest'oggi inizieremo un ampio discorso che riguarda le espressioni in After Effects e ve ne illustrerò una delle prime che sarà molto utile per i vostri progetti creativi. Sto parlando di Wiggle. Quindi spostiamoci subito su After Effects. Praticamente ogni livello, ogni finestra e ogni comando può essere collegata da una sua espressione. Se non sbaglio, After Effects, il linguaggio che legge è Java, dovrebbe essere. Quindi, ad esempio, se io apro il pannello posizione e faccio Alt click sullo stopwatch, mi si apre questa finestra qui in basso, questa qui, dove posso andare a scrivere vari comandi da far eseguire al programma. Ovviamente adesso mi dirà: sei un pirla. Benissimo. La prima espressione che vi andrò a spiegare è Wiggle. A cosa ci serve? Praticamente è come un effettuatore casuale che riuscirà a modificare i parametri dell'effetto selezionato, ma senza perdersi troppo in chiacchiere ve lo mostro, che è molto più facile a fare che a dire. Benissimo, io ho questo progetto, facciamo finta che siamo tre livelli diversi. Cosa faccio? Li seleziono, precomposizione, e li metto tutti assieme, creando questa. Ora useremo Wiggle per creare un effetto terremoto su questa ripresa. Come fare? Veramente molto semplice. Allora, per prima cosa dobbiamo ingrandire la scala del nostro livello. Quindi da qui la metto a 112, 111 più o meno. E per seconda cosa clicco P per la posizione, Alt stopwatch. Ora scrivo Wiggle, così scritto se no non ve lo accetta, aperta parentesi, 10 per 60. Per cosa stanno questi valori? Il primo valore è quante volte deve succedere l'effetto Wiggle in un secondo, mentre il secondo è quanta potenza gli si può dare, quindi quanta variazione può avere. Ma vediamo subito cosa succede. Dando questo valore, la nostra finestra inizierà a tremare. Possiamo migliorare ancora questo effetto attivando il motion blur direttamente da qui. E ancora meglio, vediamo subito cosa succede. Viene eseguita una sfumatura, una sfocatura del movimento in base alla vostra ripresa, ovviamente. Quindi, come potete vedere, per ricreare l'effetto terremoto, come mi avete chiesto nei commenti, è veramente semplice, semplice. Non occorre fare altro che scrivere una mini espressione qui ed il gioco è fatto. Ora però, tutti utilizzano Wiggle per creare questo, diciamo, earthquake, terremoto, chiamatelo come volete. Ma vi mostrerò ancora un altro utilizzo di Wiggle, ma potete notare da soli che dopo gli utilizzi di Wiggle saranno infiniti. Ad esempio, ho questa ripresa. Voglio ricreare un effetto simile a Twitch, ma non ho i soldi per comprare il plugin, o comunque non ho il plugin, per qualche motivo non mi funziona il plugin. Cosa posso fare? Bene, possiamo prendere l'esposizione, exposure, la trasciniamo sul nostro livello da modificare, facciamo 2, ok. Facciamo Alt click sull'esposizione, stessa storia, Wiggle, aperta parentesi, voglio che accada 8 volte in un secondo con la potenza di 12. Penso dovrebbe andare bene. Chiudo le parentesi. Ovviamente notate che fra un valore e l'altro ci sta la virgola, quindi non provate a mettere punti, punto e virgola, due punti. L'espressione va scritta così. Guardate subito l'effetto. Avrò un twitch di luci molto particolare e creato da voi, quindi non usando plugin esterni né niente. Quindi il tutorial su Wiggle è finito.
mi rigiro verso la reflex sperando che stia ancora filmando. Qui dovete dar spazio alla vostra creatività, ragazzi. Wiggle potete utilizzarlo su qualsiasi valore che avete all'interno del vostro pannello di effetti. Basterà cliccare sempre Alt, clic sullo stopwatch, Wiggle, aperta parentesi, primo valore su quanto Wiggle, al secondo valore su quanta potenza date al Wiggle, chiusa parentesi. Quindi semplice, immediato, è roba interessantissima, potete usarlo su qualsiasi pannello. Quindi ragionate e iniziate a pensare dove potreste metterlo. Posizione, scala, tempo, luci, colori, gradienti. Quindi con questa chiudo, qui da Gunmind, spero il tutorial vi sia piaciuto e noi ci vediamo domenica con il Creative Sundays. Vi aspetto numerosi. Bella ragazzi! We are all the witness.